Buongiorno e benvenuti in un nuovo vlog, il primo vlog che registro dopo mesi, mesi, mesi di astinenza dai vlog o What Eaten Day. Allora, mi vedete ancora in pigiama, super struccate, perché ragazzi i vlog sono molto più casarecci, quindi stamattina voglio fare colazione insieme a voi, ma volevo provare una super novità. Che vabbè, forse molti di voi l'avranno sicuramente anche già provata. Trovate entrambi i prodotti su AS Food. Sapete che avete il mio sconto che gira a 0,10. Scusatemi se stamattina vado un po' a rallentatore, che raga, ho sonnissimo. Sono le 8 e mezza, ma io già sto sveglia dalle 7 e mezza. Allora, ma ho fatto tantissime altre cose che dopo vi dirò. Baby Oats, raga, sono quindi fiocchi piccolini. Allora, fonte di proteine, fonte di fibre con aromi naturali di pistacchio. Infatti, il gusto è pistacchio. Devo dire la verità che l'odore è wow, si sente di pistacchio, ovviamente no quell'odore chimico, assolutamente. E vi mostro il mio porridge. Io preferisco il porridge. Diciamo che si sente ancora il fiocco, non mi piace quel porridge cremoso. Infatti, stamattina dalle dosi che ho fatto sono andata molto ad occhio. Anche perché la bilancia, ho messo la bilancia ma non funzionava, non mi dava la schermata col numeretto. All'incirca d'occhio avrò fatto un 30 grammi, infatti poi pesando la confezione ho fatto all'incirca un 30 grammi con mezzo bicchiere di latte, un po' di più della metà. E raga, la consistenza stavo vedendo troppo liquida, infatti poi in secondo momento ho aggiunto altri 10 grammi, quindi all'incirca io ho fatto 40 grammi di fiocchi, di aver fatto un 100 ml di latte. Io preferisco una consistenza più così, come adesso ve la faccio vedere, più diciamo a fiocco che cremosa, non mi piace. Infatti spesso voi, altre persone fanno il porridge con la farina, no raga, a me non mi scende proprio. Sopra ci andremo a spalmare oro verde, crema proteica 50% pistacchi. Diciamo che è un po' un burro crema, ecco, perché non è proprio un burro al 100%, ma non è alla fine neanche una crema, sta nel mezzo, perché comunque 50% di pistacchi ci avviciniamo quasi ad un burro di pistacchio. Eccolo qua, sapete che io non amo i burri proprio perché hanno un sapore molto forte, buonissimi e tutto, però da mangiare la mattina su un pancake porridge io preferisco più le creme. Ok, andiamo a vedere. Allora aspettate raga, però prima voglio assaggiare il porridge. Allora, diciamo che l'odore di pistacchio persiste anche dopo la cottura, ma il sapore io non sento il pistacchio. Ok, si sente che è un fiocco aromatizzato, ma pistacchio io non lo sento. Ho una miscelatina qui, sicuramente la qualità del fiocco è pazzesca, però il pistacchio non si sente. La consistenza di questa è bellissima. Si avvicina un po', mi ricorda vagamente un po' la consistenza di quella Delicious. Ieri stavo eliminando un po' di video dal telefono e mi sono imbattuta in quella crema. Però la colorazione è bella. Cioè la consistenza è pazzesca. Buona. Allora, diciamo che come retrogusto sembra un po' la fit porn, però la crema mi ricorda molto quello come retrogusto, consistenza diversa da quella, però il sapore si sente di pistacchio. Buona.
fine, come gusto, sembra la Fit Porro, quella lì, l'ultima che è uscita a pistacchio, però la crema. I fiocchi buoni, ma il pistacchio si perde, però già che non si sente un pistacchio chimico, ok. Che sinceramente preferisco sentire un gusto molto delicato che un gusto chimico buono. Per quanto riguarda la crema, molto buona, alla fine mi sembra molto la Fit Porro, quella lì a pistacchio, proprio come retrogusto e tutto, però ovviamente anche questa molto buona. La trovo comunque sì buona, però niente di wow, ecco. Cioè, finisco di mangiare, di fare colazione. Appuntamento di stamattina. Allora, spedire i pacchi e poi andiamo da Lidl. Avrei sicuramente già letto anche il titolo. Andremo da Lidl, voglio prendere un po' di cose perché uscita la settimana, tipo quella del tour di tipo tutto il cibo street food, queste cose qua. Comunque, raga, voglio prendere i prodottini per fare un video, poi vi faccio anche lo svuoto della spesa. Voglio prendere un po' di cosucce e niente, quindi ci vediamo dopo. Vi faccio vedere come mi sono vestita stamattina. Vabbè, trucco semplicissimo, maglia nera, pantaloni con i tasconi beige, scarpe dell'Adidas, cintura di H&M. E niente, raga, mi volevo passare la piastra, non mi sono neanche passata la piastra perché raga, ho troppo sonno. E niente, organizzo tutto quello che devo portare con me e andiamo. Ecco qua, sono rientrata a casa da Lidl. Dopo vi racconto una cosa, non ho trovato la nuova linea, che non mi ricordo neanche come si chiama, però raga, dopo vi dico tutto. Ho l'affanno, svuoto e vi faccio vedere. Nel mentre però vi voglio far vedere questi gelati e poi li vado a mettere subito in congelatore. Bon Gelati Premium Ice Cream. E raga, penso che sia, da come vedo, mandorle, cioccolato, latte, eccetera, tipo un magnum, diciamo. E niente, vado a posarlo e svuoto tutto. Allora, spese in generale. Allora, abbiamo preso le veline della Sien per mia sorella, che le utilizza tantissimo quando si trucca. Sempre della Sien, raga, ci siamo trovate benissimo con l'acqua micellare ultra delicata. Raga, è veramente top per pelli secche e sensibili. E questa qui. Poi sale marino italiano iodato. Ovviamente, raga, vedrete uno svuoto alla spesa misto, come sempre. Poi abbiamo preso tipo, cioè, il pan bauletto integrale e quello classico della Certossa. Raga, questo pan bauletto è buonissimo e quindi ogni volta che andiamo lo prendiamo. E ogni volta che andiamo prendiamo anche i crostini classici senza olio di palma. Ci sono anche integrali, però vabbè, mamma li ha presi per tutta la famiglia così. Raga, questi sono buonissimi, croccanti, piccolini, ma buoni. Ovviamente, vabbè, le immancabili fette biscottate della Mulino Bianco dorate, queste qui, formato famiglia. Poi, non abbiamo mai provato questo tipo di pasta, quindi fateci sapere se voi l'avete provato. Combino fusilli di semola di granduro, è un chilo di pasta. Avevamo preso il mix grattugiato fresco Milbona. Ah, vi volevo dire che non vedrete frutta, verdura, no, specialmente verdura, perché raga, noi la prendiamo direttamente dall'orto di nonna, abbiamo il frigo stracolmo, quindi non acquistiamo la verdura al supermercato. Poi mamma, beh, ha preso Rio Mare Gran Risparmio, che sarebbe il tonno all'olio d'oliva. Andiamo bene o con questo oppure con quello dell'Ondina dell'Eurospin. Poi ha preso la pasta sfoglia, questa suppongo che sia dolce, sicuramente raga, queste girelline con tipo crema di pistacchio, pure burro di pistacchio, qualcosa di... E poi quest'altra qui che è salata, penso per fare una pizza rustica. Poi abbiamo preso le baguette. Le baguette le prendiamo spesso da Eurospin e ci piacciono tantissimo, quindi anche queste di Lidl sono molto buone. Ho preso la pancetta hopla da montare, quindi la panna, le pesche, pomodorini,
che cos'è? La caciosta alle noci? Boh. Asiago, dopo, che a me queste cose non piacciono, già sapete, ha preso 4 confezioni di Filadelfia, perché raga, 1,99 euro, il prezzo è fantastico, e queste da 220 grammi. Poi passiamo a quello che ho preso io. Allora, ho preso i 2 budini proteici, no, penso che siano nello yogurt, latte, questo qui è pesca e arancia, perché me li avete segnalati della Melbona, ho detto Giulia provali, forse sono simili a quelli Herman, boh, le proverò. E poi un altro gusto, melograno e lampone. Questi 2 gusti li abbiamo provati di Herman. Poi ho preso questi della Melbona, che sono buonissimi. Sono praticamente di dessert con il riso, cioccolato, e questo è ciliegia, a volte raga alla sera, qualcosa di diverso. Mi piace tantissimo, cioè mi piace tipo gustarmi qualcosa, e loro li ho sempre amati. E poi uno sfizietto, dovevo farmelo passare, mi siedo. E la Melbona sa fare yogurt del tucano, praticamente ci sono gli Smarties. Io quando ero piccola, raga, ero innamorata di questi yogurt, e ogni volta che vado e li vedo, a volte non li prendo, a volte li prendo, questa volta l'ho preso, yogurt con confetti al cioccolato. E quindi questa è stata la nostra spesa. Ovviamente c'è anche un mega rotolo di carta igienica, il detersivo, ecco, vedete? Era questo, forse è il destino che devo acquistare i prodotti ma non ve li devo far vedere, quindi può essere anche, infatti domani ragazzi andrò, forse essendo che io sono andata comunque lunedì mattina che erano alle 10, loro riassortiscono, cioè inseriscono queste cose il pomeriggio, e quindi vabbè. Comunque raga, tutto questo, comunque vi segnalo questa cosa da Lidl, cioè raga ci sono una valanga di prodotti, il marchio è questo. Strada del gusto, c'è il bollino, raga, devo assolutamente andare, quindi, perché io devo fare il video, quindi devo avere questi prodottini. E niente, questa è stata tutta la spesa. Ok raga, adesso sistemo tutto e domani spero di trovare tutto, però nel mentre vi ho segnalato anche questa nuova uscita. Niente, io oggi non so neanche cosa mangiare, ma pensiamo adesso che devo sistemare tutto, devo andare a scattare un po' di foto, perché voi quando starete vedendo questo video, Magical ha già fatto uscire qualcosa della nuova collezione, bene sì, perché settembre sarà un mese ricco di sorprese. E quindi niente, se non ci seguite ancora sui vari canali di Magical, sbagliatissimo, fatelo, trovate tutto giù nell'info box. Piccola merenda con pane preso stamattina da Lidl, quindi baguette, sorry, e prosciutto crudo. Yummy! Io vabbè, già in pigiama, mi sono già messa comoda, ci siamo viste le ultime 2 puntate della casa di, le ultime 2 episodi della Casa di Carta, e ok, io shock veramente, cioè ragazzi ci sono stati più proiettili, ma vabbè non vi dico altro. E niente ragazzi, adesso inizio a editare anche questo vlog, mi avvantaggio un po' anche perché domani che è il 7 settembre lo vedrete anche, quindi mi inizio ad editare un po' le clip, anche se non sarà lunghissimo. E mamma di là ha preparato la cotoletta con impanato con le patatine, quindi raga non scrivete ma la dieta, perché voglio basta. E niente, quindi stasera cotolette con patatine, e me la concedo tranquillamente senza sensi di colpa, senza niente, anche perché oggi ho mangiato anche abbastanza equilibrato, quindi ci sta, ne ho voglia, poi raga ho la testa che mi scoppia, quindi non ho voglia di cucinare, di fare letteralmente niente. L'unica cosa che adesso mi metto ad editare, e niente, quindi ci vediamo dopo con la cotoletta. Come sempre dobbiamo concludere i vlog qui, ormai è tassativo. Niente raga, io spero che questo video vi sia piaciuto, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!